Una vera e propria tempesta si sta abbattendo sul comparto della pesca. I rappresentanti di uno dei settori più trainanti dell'economia stanno vivendo momenti difficili per una crisi che si trascina da mesi e che ora si è aggravata a causa del caro gasolio, con ripercussioni sull'indotto e con migliaia di posti di lavoro a rischio. Dopo essersi fermati per sollecitare un intervento del governo, i pescherecci sono tornati in mare e finalmente anche nel mercato di Piazza Andrea Costa, da qualche giorno, si vende il prodotto ittico nostrano. Sulle tavole dei fanesi è tornato il pesce dei nostri mari. Sì, le barche sono tornate a pescare questa settimana e pesce fresco c'è, quindi anche i prezzi sono buoni, anche se l'aumento del gasolio è sempre quello. E il pesce fresco c'è e costa giusto, insomma, non è che è esagerato, anche se costa il gasolio. Da quando è finito lo shop? È finito l'altra settimana, da martedì abbiamo iniziato a lavorare col pesce fresco. Pesce che va per la maggiore? Allora, le sogliole, i melluzzi, i rospi, le triglie, il pesce fresco è questo, le nocchie. Molti clienti mi hanno chiamato stamattina che abitano lontano, magari a Fossombrune, Lucrezia, Caccinelli, perché non possono venire a voto, hai capito? Chiamano, è finito il sciopero, no? Chiedono quello, capito? Perciò allora diciamo che il sciopero è finito, le barche sono tornate al mare, pescano normale e il pesce c'è. Invece il fermo pesca, proprio quello biologico, quando ci sarà? In che periodo? Fino a luglio, sempre. Non so se il 29 di luglio fermano per 40 giorni, sa. Sì. Questo pensa che possa mettere ulteriormente il mercato in difficoltà, questo fermo pesca? No, non mette in difficoltà, tanto bisogna che si fermano per un po', no. Penso di no. Finito lo sciopero, che cosa si acquista di più? Più di tutti i merluzzi, perché è il pesce che si pesca meglio, c'è più quantità. Le sogliole lo stesso, di quei sogliole e merluzzi che poi sono a buon prezzo, costano poco, la gente compra tutto. Le solite alicette le abbiamo sempre vendute, le vongole, la gente non è ricchissima. Questi in quei periodi cercano di spendere pesce da 5 euro, ma anche le sogliole non sono grosse, però buone e costano poco, 10 euro. Con questi prezzi che noi paghiamo ai marinai poco, loro non riescono a sopperire alle spese tante della nafta raddoppiata. E allora così non credo che vada a finire bene. Ci troviamo bene noi perché i prezzi vengono in tanti, li paghiamo giusto, ma si trovano male loro. Invece il fermo pesca pensa che possa danneggiare ulteriormente la situazione? Sì, il fermo pesca danneggia, perché tanto è un mese e mezzo in cui potresti rifarti. Io quando ho iniziato negli anni 70 puntavo sul mese di agosto e mi valeva 10 mesi, perché c'era anche più turismo. Questo mese, luglio e agosto, io guadagnavo tutto quello per l'anno e ci puntavamo noi, tutti i fruttivendoli. Poi è arrivato sto fermo pesca, ma non è che solo rovina il lavoro che non guadagni, ma rovina anche le reputazioni delle città, perché va in giro tutto estero congelato. Ma chi viene davanti al mare convinto di mangiare pesce fresco si mangia uno spiedino di gamberi dell'Ecuador. Ai marinai spero almeno Poretti che glielo pagano, che gli diano i soldi, almeno loro. Ma io me la cavo, da per me troverò un modo a mandare uno nel Tirreno, trovare. Però non la trovo giusta, mi dispiace, non per il guadagno, per la gente che viene, che fa una città così carina, romana, forse la più bella delle Marche, la gente è tranquilla proporgli a sti stranieri la porcheria, questa è proprio l'unica pecca che c'ha fanno, perché se no c'ha tutto fanno. Lei stamattina qua al mercato che cosa ha comprato di buono? Ho comprato delle sogliole. E invece per quanto riguarda i prezzi sono più o meno gli stessi? Non è tanto il prezzo, ma è la qualità. Non mi è mai capitato di cucinare un pesce che non fosse fresco. Giorni di sciopero invece ha acquistato pesce oppure ha rinunciato? Ho rinunciato, sì. Sì. Adesso si torna ad acquistarlo. Sì. Questa mattina ho comprato la razza e ho comprato 1 chilo di sogliole. E lei nel periodo in cui c'era lo sciopero non l'ha acquistato? Non l'ho acquistato, fortunatamente sono una che fa delle mucche, quindi quando vedo qualcosa che mi piace ne compro un po' di più e lo metto da parte, quindi c'avevo il congelatore comunque sia che c'era.